Nel dicembre del 1966, mentre aumentava il coinvolgimento statunitense nella guerra del Vietnam, le truppe americane cominciarono a disporre di un nuovo mezzo per l'appoggio aereo ravvicinato, l'elicottero cannoniera Huey Cobra, a cui dovettero la vita molti soldati. La guerra nel Vietnam ha rappresentato l'esordio dell'elicottero come fattore strategico di primo piano. I suoi compiti erano molteplici. Poteva trasportare grossi carichi, fornire l'appoggio aereo alle truppe di prima linea, recuperare i piloti abbattuti. Inoltre era indispensabile nel rifornimento agli avamposti isolati e nell'evacuazione dei feriti. Infine, veniva usato anche per operazioni di guerra psicologica e per il trasporto di ufficiali e personalità. La sua funzione principale, comunque, era quella di far affluire le truppe al fronte in sostituzione delle jeep e degli autocarri. Fu l'esordio di un concetto bellico inedito, le operazioni aviotrasportate su vasta scala. Le grandi formazioni di elicotteri che trasportavano in battaglia intere divisioni diventarono il simbolo del coinvolgimento statunitense in Vietnam. Tuttavia, raggiungere una zona a rischio restava sempre un compito fra i più pericolosi, tanto che in Vietnam le forze armate americane persero quasi 5.000 elicotteri, meno della metà dei quali abbattuti dal nemico. I francesi furono i primi a utilizzare gli elicotteri nel sud-est asiatico. I Sikorsky S-51, i Hiller H-23 e i grandi Sikorsky S-55 servirono principalmente come mezzi di trasporto, oltre che per evacuare i feriti e recuperare i piloti abbattuti in territorio Viet Minh. Poco dopo la sconfitta francese di Dien Bien Phu nel 1954, gli Stati Uniti iniziarono a inviare nel Vietnam del Sud consiglieri militari e materiale bellico. Quando il Vietnam del Nord dichiarò che il conflitto con il Sud non era più politico ma militare, gli americani si trovarono direttamente coinvolti nella guerra. Gli elicotteri costituirono l'avanguardia delle forze statunitensi inviate in Vietnam del Sud. Mentre continuavano ad affluire sempre più soldati americani, si verificarono le prime perdite in combattimento. L'escalation delle ostilità portò a un impiego dell'elicottero mai visto prima. I primi elicotteri usati in Vietnam erano ancora quelli con motore a pistoni. Fra questi, il più diffuso era il Sikorsky CH-34 Chok Tho, il principale elicottero d'assalto utilizzato dai Marines e dai sudvietnamiti per gran parte degli anni 60.
Come già i francesi in Algeria, americani e sudvietnamiti apprezzarono subito i vantaggi in termini di mobilità offerti dall'elicottero. Diversamente dalle jeep o dagli autocarri, gli elicotteri potevano sorvolare velocemente aree difficili come le giungle, le montagne e le zone ricche di fiumi, trasportando molti soldati ed equipaggiamenti pesanti allo stesso tempo. Alla funzione di mezzo di trasporto si affiancò subito quella di combattimento vero e proprio. Nel 65 l'arrivo in forze dei Marines segnò una rapida escalation del coinvolgimento americano e vide l'inizio delle missioni Search and Destroy, cerca e distruggi. I guerriglieri Vietcong potevano fare affidamento su una fitta rete di aiuti nei villaggi per trovare cibo e rifugio. Scopo delle missioni Search and Destroy era quindi quello di far uscire i Vietcong allo scoperto e tagliare loro i rifornimenti. Gli elicotteri erano il mezzo ideale per condurre queste missioni, poiché trasportavano molti uomini e offrivano il vantaggio dell'effetto sorpresa. Mentre il grosso della forza di intervento si avvicinava a un villaggio sospetto, altri soldati lo circondavano per tagliare le vie di fuga. I soldati perquisivano il villaggio e interrogavano gli abitanti. Se si riscontravano tracce dell'attività dei Vietcong, la maggior parte degli insediamenti veniva distrutta. I soldati bruciavano le abitazioni e i campi coltivati e trasferivano gli abitanti in nuovi villaggi fortificati. Ancora una volta l'elicottero svolse un ruolo di primo piano. Il rapido sviluppo degli apparecchi ad ala rotante negli anni 50 portò l'esercito statunitense a concepire nel decennio successivo nuove tattiche basate sull'utilizzo dell'elicottero. La costante crescita della presenza statunitense in Vietnam rese evidente l'utilità di questo mezzo nel trasporto delle truppe. Inoltre, lo sviluppo e il potenziamento di nuove strategie di assalto dal cielo conferì al tradizionale intervento della fanteria una mobilità mai ottenuta in passato. La rapidità di movimento e la possibilità di superare ostacoli proibitivi per i trasporti terrestri permetteva ai reparti aviotrasportati di assumere rapidamente il controllo di vaste porzioni di territorio. Questo concetto di attacco aereo fu sperimentato per la prima volta a Fort Benning, in Georgia, dall'undicesima divisione di assalto aereo. La prova fu talmente convincente che l'undicesima divisione, ribattezzata prima divisione di cavalleria aviotrasportata, divenne la prima unità completa a operare in Vietnam. Il suo battesimo del fuoco avvenne sul finire del 65, durante la battaglia per la conquista della valle di Ya Drang, nella provincia di Pleiku.
Durante le fasi di decollo e di atterraggio in zone operative, gli elicotteri costituivano un bersaglio piuttosto facile. Le ingenti perdite subite nella prima fase del conflitto indussero gli americani a dotare gli elicotteri di mitragliatrici a tiro rapido. I Vietcong e l'esercito nordvietnamita si resero conto velocemente dei limiti degli elicotteri e sottoposero le zone di atterraggio a un intenso fuoco di sbarramento. Usavano anche pali acuminati, piantati nel terreno, per forare le carlinghe. Alcuni elicotteri potevano emettere fumo per coprire la zona di atterraggio e impedire il tiro al nemico. Il punto di atterraggio era segnalato da un fumogeno colorato. Prima dell'arrivo degli elicotteri, pattuglie di ricognitori dovevano verificare la sicurezza del sito ed eliminare eventuali ostacoli. L'ultima precauzione attuata dai piloti era di verificare via radio il colore del fumogeno. Se era diverso da quello prestabilito, probabilmente la pattuglia in ricognizione era caduta in un'imboscata. Una volta resa sicura l'area, cominciava l'afflusso dei grandi elicotteri da trasporto, come i Chinook, carichi di tutti i materiali utili a completare una nuova base fortificata, munizioni, rifornimenti, artiglieria. Elicotteri leggeri da ricognizione, come il Bell Sioux e più tardi lo Hughes Cayuse, precedevano in avanscoperta le truppe di terra. Spesso gli elicotteri erano l'unico modo per rifornire basi attestate sulle sommità di rilievi. Al termine della missione, le operazioni di sgombero dei soldati obbligavano gli elicotteri ad atterrare e a ripartire con la massima velocità. L'aumento delle perdite costrinse gli americani a modificare gli Huey per ottenere versioni pesantemente armate, soprannominate Hog, per distinguerle da quelle più leggere, usate per il trasporto truppe e dette Slick. Una particolare arma antiuomo montata sugli Hog era il razzo Flechette, la cui testata poteva contenere migliaia di chiodi. L'utilizzo degli Hog come artiglieria aviotrasportata forniva alla fanteria un notevole supporto di fuoco contro i Vietcong. La loro efficienza era accresciuta dal fatto che gli apparecchi erano dislocati direttamente presso le unità che avrebbero dovuto supportare. In questo modo l'azione degli elicotteri diventava ancora più veloce.
La potenza di fuoco degli Hog obbligò la fanteria statunitense ad adottare un ulteriore sistema di fumogeni colorati per segnalare la propria posizione e non essere colpita dagli apparecchi amici. Ma questo espediente si rivelò pericoloso perché forniva la posizione delle truppe anche al nemico. L'armamento degli Hog era composto da 4 mitragliatrici esterne, cannoncini a tiro rapido montati su pod, lanciagranate da 40 mm e razzi da 70 mm. Oltre ad assicurare l'appoggio alla fanteria, gli Hog scortavano gli Slick da trasporto in tutti i momenti delle missioni. Dovevano rendere sicura la zona di atterraggio e fornire un adeguato supporto di fuoco durante lo sbarco e il rientro dei soldati. Gli Hog dovettero intervenire anche nella regione meridionale del delta del Mekong, in seguito a una massiccia infiltrazione di truppe Vietcong. Il piccolo contingente di UH-1B della Marina dovette operare in appoggio alle forze americane presenti nella zona. Nel 67 una trentina di Hog formarono il gruppo Sea Wolves, lupi di mare. La loro azione esplorativa si svolgeva in stretto contatto con le motobarche da pattugliamento della Marina per limitare i rischi di imboscate. Il gruppo doveva inoltre fornire copertura agli attacchi della fanteria. L'adozione degli Hog portò a una notevole diminuzione delle perdite di Slick durante l'atterraggio, la fase critica di ogni attacco aviotrasportato. Grande fu l'appoggio dato alla fanteria. Per i soldati, il caratteristico rumore dei due rotori dello Huey era il segnale che la battaglia stava per prendere un risvolto favorevole.
Le cannoniere potevano operare con efficacia solo a quote bassissime, correndo però gravi pericoli in caso di missioni notturne. L'utilizzo dei Bengala permise agli Hog di effettuare anche azioni di protezione notturna delle basi. Nel 65, durante la battaglia per la conquista della valle di Yadrang, gli Yui operarono giorno e notte come cannoniere, rifornitori e delle ambulanze. Gli elicotteri erano molto utili anche per la ricognizione e l'osservazione del territorio. Un addetto alla ricognizione descrive come si svolgevano queste missioni. Nessuno dimentica la prima missione. Dovevamo sorvolare in avanscoperta una zona dove poi si sarebbe inoltrata la fanteria. Non mi vergogno a dire che quando l'elicottero si alzò, sentii un brivido lungo la schiena. A volte volavamo così bassi da spaventare le scimmie. Altre volte salivamo a 1200 piedi e mi sembrava di essere un uccello. Il pilota era molto esperto e presto eravamo sulla zona alla ricerca del nemico. Non era facile trovarlo, a meno di non sapere cosa cercare. Per esempio, se vedevo un contadino con dei buoi, era tutto in ordine, ma se ne vedevo 10 o 12, allora erano Viet Cong. Sulla strada un uomo in bicicletta poteva sembrare un contadino o un Viet Cong, ma se scendevamo a vedere meglio si rischiava sempre di finire a pezzetti. L'estrema mobilità rendeva l'elicottero il mezzo ideale per rifornire le basi lontane o isolate. Nel 68, per esempio, i Sea Knight dei Marines assicurarono i rifornimenti alla base assediata di Khesan. Il Sikorsky SH-65 Trai, capace di sollevare un carico di 9 tonnellate, fu l'elicottero più potente usato in Vietnam. Il CH-53 era invece l'elicottero pesante dei Marines. Utilizzato la prima volta nel 67, assicurava un carico di 3 tonnellate e mezza internamente, oppure di 6 tonnellate sotto la carlinga. Come elicottero d'assalto poteva trasportare 55 Marines sul campo di battaglia. Prima dell'arrivo del CH-53, il principale elicottero d'assalto e da trasporto dei Marines era il CH-46 Sea Knight. In Vietnam molti interventi comportarono ingenti perdite di vite umane e di mezzi. L'estrema utilità dell'elicottero si rivelò anche nel ruolo di eliambulanza per evacuare i feriti. Ogni gruppo d'assalto disponeva di almeno un'eliambulanza. Il suo arrivo rappresentava spesso per i feriti la differenza fra la vita e la morte. La sua velocità di intervento permetteva di fornire in breve tempo un'assistenza di livello ospedaliero. L'utilità delle eliambulanze fu fondamentale. Rassicurarono le truppe nei momenti più difficili ed evacuarono oltre 100.000 dei 120.000 soldati americani feriti in azione. Nel 65 gli Yui armati avevano ormai dato ampia prova della loro validità.
Tuttavia, il pesante armamento li rendeva più lenti degli elicotteri che dovevano scortare. Mentre gli Hog subivano continue modifiche, la Bell si affrettò nella preparazione del primo elicottero progettato esclusivamente per il combattimento. Il risultato fu l'AH-1 Huey Cobra, il cui progetto sfruttava molti dei collaudati sistemi dell'UH-1, come il rotore, il motore e la trasmissione. La caratteristica cabina di forma ovale era stata però rimpiazzata da una snella fusoliera. I due piloti non sedevano più affiancati, ma uno dietro l'altro, sotto una capottina simile a quella degli aerei da caccia. La fusoliera più snella diminuiva sensibilmente la resistenza aerodinamica e rendeva il Cobra più veloce e maneggevole dello Huey. Inoltre, la superficie ridotta lo rendeva meno vulnerabile al fuoco nemico. Il Cobra disponeva dello stesso armamento in dotazione agli Hog, montato però su supporti appositamente progettati. Sotto il muso, torrette azionate elettricamente alloggiavano mitragliatrici oppure lanciagranate, mentre due corte alette ospitavano altri cannoni e lanciarazzi. Entrato in servizio nel 67, lo Huey Cobra incontrò un successo immediato. La versione monomotore AH-1G andò in dotazione all'esercito, mentre la Marina utilizzò sia questa versione che il bimotore AH-1J. Anche se ai Cobra furono affidate gran parte delle missioni di scorta e di appoggio ravvicinato, gli Hog continuarono a essere utilizzati fino alla fine delle ostilità. I Cobra operavano solitamente in coppia, in formazioni note con il nome di Red Team. I Cobra si dimostrarono molto utili nelle operazioni sul delta del Mekong, dove i Viet Cong usavano piccole imbarcazioni dette sampan. Queste servivano per trasportare uomini e rifornimenti dal punto in cui finiva il sentiero di Ho Chi Minh, in Cambogia, alle province meridionali della Repubblica del Vietnam.
Per i piloti degli elicotteri era un compito difficile colpire i Viet Cong quando si muovevano nell'oscurità della foresta. Tuttavia, se i guerriglieri si avventuravano in campo aperto, sull'acqua, diventavano subito facili bersagli per gli elicotteri. Oltre a garantire rifornimenti e munizioni ai soldati, gli elicotteri trasportavano al fronte uomini politici e celebrità dello spettacolo e riportavano nelle retrovie i militari in licenza. Nel febbraio del 66, il viaggio del presidente sudvietnamita Key alle Hawaii per incontrare il presidente Johnson si svolse in parte in elicottero. La campagna di bombardamenti Rolling Thunder prevedeva incursioni giornaliere sul Vietnam del Nord, con un gran numero di apparecchi dell'aviazione e della marina statunitensi. Gli equipaggi degli aerei abbattuti rischiavano la prigionia o la tortura. Agli aerei americani si opponeva una delle contraeree più temibili, costituita non solo dai fucili dei contadini, ma anche da armi a guida radar e missili terra-aria. Nel caso della Marina, se il pilota riusciva a portare l'apparecchio sul Golfo del Tonchino e a lanciarsi, aveva buone possibilità di essere soccorso. I piloti dell'aviazione, invece, dovevano attraversare il Vietnam del Nord e il Laos prima di rientrare nelle basi della Thailandia. Nessuno sforzo fu risparmiato per recuperare i piloti abbattuti. Le unità di soccorso furono dislocate a Nakhon Phanom, nella Thailandia nord-orientale, il più vicino possibile alle zone operative. Erano dotate di elicotteri Sikorsky HH-3 Jolly Green Giant, che operavano con l'appoggio degli aerei d'attacco a elica Skyrider. I soccorritori erano tenuti in grande considerazione, vista l'importanza del loro compito. Col tempo, le loro modalità di intervento si perfezionarono fino a raggiungere una straordinaria efficacia. La perizia e il coraggio permisero di compiere azioni di salvataggio anche sotto il fuoco nemico. La dedizione degli equipaggi e dei soccorritori fu tale che in alcune occasioni nemmeno loro tornarono dalla missione. Oltre a soccorrere gli equipaggi, gli elicotteri recuperavano anche gli aerei abbattuti. Gli apparecchi ideali per questo tipo di intervento erano i Sikorsky SH-65, che furono capaci di recuperare oltre 380 aerei, per un valore, a quei tempi, di 200 milioni di dollari. Gli elicotteri furono fondamentali anche nello sminamento del porto di Haiphong, un'azione compiuta alla fine del 72, durante la campagna di bombardamenti Linebacker. La Marina affidò l'impresa agli elicotteri dragamine Sikorsky RH-53.
Nell'aprile del 75, la caduta della Repubblica Sudvietnamita pose fine al conflitto, anche se il compito degli elicotteri non si era ancora esaurito. Mentre migliaia di persone fuggivano da Saigon, gli Yui, pilotati dai sudvietnamiti, combattevano nell'ultima disperata battaglia di retroguardia per ritardare l'arrivo dell'esercito nordvietnamita. Nel frattempo, il mondo guardava con apprensione all'ambasciata statunitense a Saigon, dove era in corso l'evacuazione degli ultimi cittadini americani rimasti nel paese. E quando anche l'aeroporto di Than Son Nhut cadde nelle mani dei nordvietnamiti, restarono solo gli elicotteri a portare a termine la missione. Mentre le navi statunitensi incrociavano vicino alla costa, pronte a ricevere i fuggiaschi, a Saigon le autorità ebbero l'ingrato compito di decidere quali, fra i loro fedeli dipendenti sudvietnamiti, dovevano essere portati in salvo. Il coinvolgimento americano in Vietnam finiva con una umiliante ritirata in elicottero, amara conclusione di una guerra che non poteva essere vinta. Il 29 aprile le truppe nordvietnamite irruppero nel palazzo presidenziale e proclamarono la vittoria della causa comunista. L'evacuazione condotta con i mezzi dei Marines, della Marina americana, della CIA e dell'esercito sudvietnamita si concluse con l'arrivo dei fuggiaschi a bordo delle navi americane, dove alcuni elicotteri dovettero essere gettati in mare per far posto agli apparecchi in arrivo. Nel 1975 un Chinook costava $250,000. Per gli Stati Uniti, il Vietnam ha rappresentato una vera e propria tragedia, soprattutto in termini di perdite umane. Senza il prezioso lavoro degli elicotteri, quel bilancio sarebbe stato ben più drammatico.